Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Casabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, anzi di retro riviste di informatica. Oggi parleremo di PC Magazine in inglese. Faremo un viaggio nel tempo dentro a tre numeri estratti a caso da Archives. Settembre 1982, numero 5 di PC Magazine. Giugno 1986, numero 2 di PC Magazine. Maggio 1989, numero 10 di PC Magazine. Se volete scaricare gratuitamente altri PDF di PC Magazine in inglese da Archives, il link, ecco, lo trovate in descrizione di questo file. Ok, non perdiamo tempo, tuffiamoci subito a bomba in questo viaggio nel tempo andando ad esplorare questi tre numeri. Settembre 1982, PC Magazine in inglese, svetta un PC XT smontato nelle sue parti. E già, siamo proprio nel 1982, indubbiamente, diciamo, la copertina della rivista ce lo conferma. Andiamo a vedere di cosa parlavano nel 1982, lontanissimo 1982, il numero 5 di PC Magazine a quel tempo. Pubblicità. Questa viene la versione canadese di PC Magazine, quindi è in inglese ma viene dal Canada. È scaricabile, il link lo trovate in descrizione di questo file da Archives, insieme a questo numero e ad altri. Ok, in questo numero vediamo un po', si parla di mercato, programmazione, poi varie colonne, interviste, vediamo un po' che cosa c'è, un po' di hardware. Qui c'è in evidenza tutto l'hardware della copertina del PCXT, è una legnata di 367 pagine, quindi non poco. Quindi andiamo velocemente a scorrere questa rivista del 1982. Ricordatevi che nel 1982 in Italia i computer non ce l'aveva nessuno e era appena uscito da poco il Commodore VIC-20 e la Olivetti, se non mi ricordo male, ancora praticamente non era neanche uscita con l'Olivetti M20. Perché l'M20, se non vado errato a mia memoria, uscì nel 1984. Quindi di conseguenza, se non mi vorrei sbagliare, se non è nel 1982-1984, quindi praticamente la Olivetti ancora nel mercato dell'elettronica non c'era, c'aveva dispositivi per aziende elettromeccaniche, che è tutt'altra cosa rispetto a ovviamente un computer. Vediamo un po' di che cosa si parlava. What if, qui tutte pubblicità, un po' di spazio lettere, ovviamente lettere per il PC, indubbiamente il mercato dell'informatica in America è sempre stato molto più avanti rispetto a quello europeo. Nella playlist di fare retro computing ci trovate praticamente una marea di recensioni di computer 8 bit del mondo americano che in Italia non sono mai arrivate. Questo è un articolo in cui parlava praticamente di un ampio ottimismo del mercato dell'informatica e non aveva tutti i torti. Voci di due culture, quindi probabilmente zero base thinking, quindi forse da una parte l'informatica elettromeccanica che era sul punto di morire e l'informatica elettronica che invece stava nascendo con il PC, che indubbiamente ebbe a separare, eccoli, il PC di comunicazione ebbe a separare praticamente, questo penso sia pubblicità, a separare i terminali, quindi grandi grossi terminali, permettendo anche a un computer più piccolo di gestire periferiche, cosa che invece i terminali e le periferiche non le facevano. Dovevano utilizzare l'unità centrale dei server. Quindi il PC, la grande rivoluzione del PC XT della IBM fu quello, appunto, praticamente costava $2.799
fate il conto a un cambio a 2000 lire, quindi praticamente 4 milioni e passa, anzi 5 milioni 774, 5 milioni e 4, molto più di una macchina, un autoveicolo della Fiat 131 Mirafiori CL 1982 costava poco meno di 5 milioni, 4 milioni e 9, 4 milioni e 7, quindi una macchina, un'automobile costava come un computer. Questo è giusto per avere un metro di misura. Per ora tutte pubblicità. Tecmar's Triumph ed è un decennio di successo. Qui si dà spazio all'intervista alla Triumph Computer, che era, diciamo, per il settore del business computing. IBM si vede che svettava da tutte le parti come pubblicità, si ritrova praticamente dappertutto. Che in continuazione indubbiamente era uscita con questo prodotto e l'aveva dotato di MS-DOS, quindi per sganciare praticamente il mercato dell'informatica con il calcolo distribuito, con il PCXT, andando a colonizzare un segmento di mercato piccolo che prima non aveva accesso e non poteva avere accesso all'informatica perché i computer, diciamo, quei server costavano di più. Invece questi più piccoli potevano essere venduti anche artigiani, piccole aziende, liberi professionisti che altrimenti non avrebbero potuto permetterselo e già costavano comunque tanto. Ecco che cosa c'era sotto il cofano di un PC, e qui lo si vede smontato nella sua tecnologia stampante e quant'altro. Bello. Un articolo che qui spiega indubbiamente cosa c'era nella scheda madre, che si vede tutti i pezzi smontati. Ok, adattatori, indubbiamente c'erano gli slot ISA in cui inserire praticamente le interfacce per pilotare stampanti, modem e quant'altro, che sulla scheda madre ancora questi integrati non erano stati introdotti. Vediamo un po', c'è parecchia pubblicità, si vede che in America la pubblicità ha sempre tirato tantissimo. Qui si vede un Apple 3, si intravede un Apple 3, un bussolo che indubbiamente, per amor di Dio, lasciatelo stare. Vediamo un po' che cosa c'è, a parte la pubblicità. Ah, PCXT, ci sarà anche qualche cosa. Cominciare a diventare degli shopper, cioè persone che fanno shopping, savvy shopper. I microcomputer non possono assicurare praticamente un business, una pratica di business, ma indubbiamente possono permettere, diciamo, di fare tutta una serie di cose che prima non era possibile fare. Forse probabilmente si cominciava già a prefigurare quello che poi sarebbe diventato l'acquisto, forse da remoto, o comunque la possibilità di acquistare tante cose che prima non erano alla portata, appunto, di dei liberi professionisti o di piccole aziende o di artigiani, perché il settore dell'informatica solitamente veniva venduto università, militari, grandi aziende. Pubblicità, poi tutta pubblicità a questa rivista di PC Magazine canadese. Ci sarà anche qualche cosa, ecco, fare soldi con il vostro Word, che probabilmente è un programma, penso sia un programma di guida finanziaria, ovviamente per PC. Cosa c'è? Vediamo un po', a parte pubblicità di hardware. Era indubbiamente questa una rivista dedicata alle aziende, business to business, quindi non troveremo mai uno spazio per quanto riguarda l'home computer, quindi qui il PC da mettere nel budget per l'acquisto o comunque per fare il budget. Era una rivista appunto per il business to business, perché appunto queste erano macchine, queste qui PCXT, che non erano pensate per un home
per un hobbista non erano macchine, un computer. Quindi questo è proprio uno sguardo del business to business all'interno in America nel 1982, un viaggio nel tempo che lo si può confrontare con altre riviste come ad esempio Beat, che trovate in descrizione, che più o meno è contemporanea di questa, che mentre questa era interamente, come si vede, interamente dedicata, con uno spazio anche di domande e risposte per il settore business, tutto praticamente pubblicità e affizioni di stampanti e PCXT, Beat nei primi numeri aveva spazio anche per il Sinclair e quindi anche per il VIC-20, cosa che qui invece non c'è assolutamente niente, perché è solo ovviamente PC Magazine, solo per il PC, quindi senza alcuno spazio per quanto riguarda l'home computing. Però è interessante perché appunto un viaggio nel tempo per rendersi conto delle differenze. Ovviamente in America costava tutto di meno perché avevano una moneta forte, poi i prodotti li facevano lì e quindi di conseguenza non c'avevano il cambio e non c'avevano nemmeno una moneta di merda come la lira. Vediamo un po' altre cose. Hardware, accidenti, quanta roba c'è. Qui ci sono recensioni di hardware e terminali, pubblicità in cui un po' le recensioni e le notizie dell'hardware dei DAT si mescolavano con la pubblicità in modo indistinto con monitor, però diciamo le cose meno importanti erano in bianco e in nero, quelle più importanti erano fatte a colori, indubbiamente quelle in bianco e nero per risparmiare un po'. Altre cose, accidenti, quanta roba, c'è parecchia roba, era oltre 390 pagine, macchine da scrivere, monitor, come avete notato non c'è neanche praticamente un gioco, solo schede di espansione, stampanti, terminali, plotter. Stranamente non c'è neanche una pagina per quanto riguarda la programmazione, perché in effetti quelli che delle aziende la programmazione fregava un cazzo, perché avevano i sistemisti, pensavano loro, chi le leggeva queste cose interessava programmi di contabilità, programmi finanziari, hardware da comprare per stampare, monitor, non è che fregasse più, non fregava niente praticamente della programmazione o di come funzionava un computer, cos'era un microprocessore, non c'era quasi niente, non fregava niente. Altre cose, accidenti, recensioni di software, c'è anche un po' di linguaggio, ho visto, recensioni di software, ovviamente forse uno spazio per, anche per sistemisti che veniva letta, però comunque non c'è spazio, non ci sono recensioni perlomeno di articoli che parlino di così cos'è un microprocessore, come la RAM, l'accesso, diciamo non ci sono articoli divulgativi, ecco, di tipo informatico, della cultura informatica, invece si possono ritrovare in modo più o meno massiccio dentro tutte le riviste di home computer, che indubbiamente oltre che a dare dei giochi ai ragazzetti davano anche un po' di informazione di cultura informatica. Qui tutto questo non c'è, non c'è nei giochi perché ovviamente alla gente non fregano i giochi, ma c'è, non c'è nemmeno spazio di programmazione, ma soltanto recensioni di brevi di software, linguaggi, hardware. Vediamo un po', applicazioni software, altre cose penso che non ce ne siano. PC Magazine del giugno del 1986, anche qui andremo a vedere di cosa parleranno nel 1986. Il DOS incontra le stazioni di lavoro, il vero multitasking, schermi giganti, super alta risoluzione, compatibilità PC e quant'altro. In questa rivista faremo una esplorazione parziale, perché come nel numero precedente, quando la situazione diventa costante e monotona non ha senso andare a sfogliare tutti i 330 pagine, tanto se sono tutte intere recensioni in cui praticamente una recensione di un software si mescola in modo indistinto ad una pubblicità, ecco, indubbiamente non ha senso sfogliare pagine e pagine, veramente monotone.
Vediamo un po' cosa c'è in questo, in quest'altro numero. PC Magazine, eccoci qua. Quante pagine sono? Sono parecchie. Va bene, sono circa 330 pagine. Ok, qui c'è la parte delle notizie, pubblicità a colori, quindi ricordatevi che in queste riviste business to business le pubblicità si riconoscono dal fatto che sono a colori, o comunque le affissioni hanno i colori, mentre per quanto riguarda le recensioni di articoli a volte invece nel numero precedente erano in bianco e nero. Le recensioni sono quelle, diciamo, fatte dal giornale o dai giornalisti su determinati prodotti. Le affissioni pubblicitarie invece si mescolano in modo indistinto, e quindi abbiamo uno spazio per un po' di lettere in cui si mostrano appunto i prezzi, il tipo di prodotto e dove comprare, ma diciamo che sono poco diverse le affissioni pubblicitarie dalle recensioni brevi all'interno del business di business, a parte la signorina scosciata che indubbiamente WordPerfect 4.1 pubblicità, ecco, in queste riviste praticamente non ci troverete mai, come vi ho già detto, articoli di cultura informatica come ad esempio si ritrovavano nel segmento home computer, perché diciamo queste sono riviste business to business, non gli frega niente, i sistemisti avevano, diciamo, metodi per rimanere aggiornati in modo differente. Questi venivano a interessarsi solo riferimento a cosa c'era di hardware nuovo, chi vendeva cosa, la cosa nuova cosa faceva, quanto costava, chi la vendeva. Questo è, diciamo, nelle riviste business to business. Un nuovo prodotto, la differenza tra una recensione e appunto un'affissione sta nel colore e nel modo in cui venivano impaginate praticamente le informazioni. Qui ad esempio brevi informazioni su nuove stampanti, cosa fanno, eventualmente se uno poi è interessato va a piglia e telefona e poi si informa a parte. Veniamo un po', perché ovviamente al mondo delle business praticamente non interessa il sonoro, non interessava la grafica, non interessava nemmeno la programmazione, perché si sono programmi di lavoro, quindi CAD CAM, come si adoperano, contabilità, stampanti, archiviazioni, fatture, dati statistici, bolle, bilanci e quant'altro. Quindi non fregava niente del suono, di quant'altro. Unità di backup invece servivano indubbiamente, dischi fissi, DAT, per tenere sott'occhio e fare copie della contabilità, che indubbiamente se rimaneva sul computer doveva avere praticamente delle unità di backup, perché in caso di guasto del computer un'azienda non è che poi rimanere senza una contabilità propria, a parte diciamo quella cartacea necessaria, diciamo partizionamento dei dischi. Qua un breve articolo, no, mi sono appena smentito con qualche cosa in questo. Quest'altro numero c'è qualche cosina in più che parla con qualche articolo brevemente di cultura informatica. Altre cose, parecchie pubblicità, molta pubblicità, consigli e contenuti, pubblicità, stupidità artificiale. Visioni differenti per quanto riguarda la gestione dell'informatica all'interno delle aziende, come utilizzarla, come recuperare produttività, ma indubbiamente erano comunque sempre macchine, non chiedere alle macchine di valutare il futuro se poi il programmatore ci mette dati a cazzo. Architettura RISC, qui cominciano a comparire informazioni dell'architettura RISC. Particolare che l'architettura RISC, diciamo, fu costruita dai consorzi IBM, Apple, Motorola, però sui PC, diciamo, la IBM mise sempre motorizzazioni Intel. Il DOS incontra le workstation,
qualche articolo, i PC del futuro, visioni, prospettive, qualche articolo avevano messo, framework Sinfonia da abilitare, integrazione con appunto database in azienda, i primi database che poi vennero DBMS, Database Management System. Vediamo un po' cos'altro si può andare a vedere. Queste riviste sono parecchio pallose perché non c'è quasi nulla che possa interessare un non computerista. Va bene, mi sa che io fra un pochino taglio, perché siamo già a pagina 167, ma non è che poi abbiamo incontrato poi molto. Sono 330 pagine fra pubblicità. E qui c'è qualche articolo ogni tanto sparso sui sistemi operativi. Pubblicità, recinzione di schede di memoria, di espansioni unità DAT per il backup. La contabilità, dove eccoci qui. Pubblicità, progetto di un management con appena $200, business plan probabilmente. Beh, io taglierei menu generatori, anche i primi menu generati in DOS di tipo testuale ovviamente. Beh, io taglierei qui perché tanto altro non troveremo. Maggio 1989, PC Magazine. Che cosa c'è in prima pagina? 80386. Ci sono 33 microprocessori a 16 MHz, 46 a 20, da 20 MHz, 25 che urlano a 25 MHz, 386. Perché c'è da comprare un 386, quindi aggiornare la macchina, e altre cose che potremo andare a trovare, e che altre informazioni. Ad esempio, si spingeva sul 486. Anche in questo caso, questo PC Magazine è di 484 pagine, non come nei numeri precedenti. Non andremo a vederli tutti, perché quando poi le impaginazioni si stabilizzeranno in modo monotono, ecco, noi passeremo oltre, tanto non ce ne frega niente. È un'esplorazione nel mondo del business to business in America, qui del 1989, del maggio. Cosa c'è? Vediamo un po'. Qui c'è praticamente i vari articoli, sono 484 pagine, non sono poche, una bella bibbia da praticamente da sfogliare. Però diciamo, qui in queste riviste business to business le affissioni si riconoscono dal colore, ripeto che queste sono affissioni pubblicitarie. Gli articoli invece sono quelli che praticamente hanno anche sono più lunghe, hanno anche diciamo colori in bianco e nero per risparmiare, ad esempio con lo spazio per le lettere. Qui è relativo a diciamo in bianco e nero domande, risposte, quesiti, un po' come erano accadeva nelle riviste del per un computer. La differenza è che nelle riviste del business to business non ci sono, appunto, come già detto e ridetto, articoli di divulgazione di cultura informatica, ma soltanto recensioni di prodotti, di hardware che servono diciamo alle esigenze di un'azienda: più capacità di calcolo, monitor più grandi, portatili, unità di backup, stampanti. E qui abbiamo, ecco, il primo po' di pubblicità a colori per quanto riguarda le zone, quelle delle affissioni, degli inserzionisti, che indubbiamente avevano spinto un po' di più all'interno del magazine. Elaboratori di testo, spreadsheet, database,
dischi, unità di hard disk, hard disk, unità di backup, stampanti, plotter, in cui praticamente gli articoli si mescolano in modo molto stretto, articoli su una determinata cosa si mescolano in modo molto stretto con delle affissioni pubblicitarie, in cui invece ci sono gli stessi prodotti di prima al prezzo e dove le vuoi andare a comprare. Quindi prima c'hai le informazioni su cosa fa e poi eventualmente compri e comunichi e chiami il rivenditore, altrimenti c'hai addirittura l'indirizzo e il costo. Vediamo cosa c'era. Ovviamente queste sono riviste barbose, niente a che vedere queste riviste con quello del mondo ludico, anche perché non c'erano giochi, non c'erano interesse per l'editing video, proprio non c'era niente. Mondo fatto di cifre, di fatture, di bilanci, grafici statistici e di codici per i magazzini, stampe. Indubbiamente queste macchine, uno spazio, qui c'era un articolo sul cyberspace, avventure nel cyberspace, quindi probabilmente ha la possibilità di fare telematica e telemarket. Indubbiamente l'avvento dei computer, nuovi motori per dare più potenza di calcolo, più CPU. Avvento del, eccoli, 80386. Qui c'è un articolo sugli 80386, probabilmente ci spiegherà l'architettura e le nuove potenze di calcolo, un po' di storia dell'informatica addirittura. Questo potrebbe stare, questo articolo anche, diciamo, dentro una lista di un computer. Quest'altro invece no, sulle proiezioni di vendita. La Sun, con l'avvento degli home computer si ebbe la scomparsa dei terminali, l'informatica divenne a portata degli artigiani, piccole imprese, liberi professionisti che prima di tutto questo non avevano, perché c'erano soltanto i server grossi con i terminali che costavano un botto. Va bene, qui siamo già a pagina 125. E non è che veda io poi molto grandi differenze. Recensioni di computer, pubblicità, recensioni di computer, cos'è, cosa fanno, quanto costa, dove lo compri, cosa è, cosa fa, cosa c'ha, caratteristiche tecniche, dove è, cosa è, e dove lo compri e quanto costa. Ecco, tutto così. D'altronde va bene, siamo a pagina 143. Io fra pochino taglio, perché tanto ormai è tutta così la rivista. Se vi interessa il link di andare a scaricare ulteriori pagine, ulteriori PDF di PC Magazine, li trovate linkato in descrizione di questo file. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.